ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Con Nikon e Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The universe's biggest camera store. Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda puntata del podcast, diciamo così, delle festività, i discorsi fotografici. Allora Federico, noi ci chiedevamo qualche puntata fa quali sarebbero state le novità per il 2013 e quale giorno migliore, insomma, dei primi giorni dell'anno per parlarne con una persona che abbiamo già ospitato, il nostro amico Pasquale, che come abbiamo già detto, qualcuno se lo ricorderà, è uno del giro. Quindi chi meglio di lui può essere, diciamo così, informato o avere un sentore di quello che ci aspetta nel prossimo anno. Comunque aggiungiamo adesso due notizie fresche. Una è stata catturata da Federico al volo, me l'ha spedita qualche giorno fa, ne vogliamo parlare, anche se appunto parliamo sempre della stessa cosa, sembrerebbe, no Federico? Sì, su Amazon Canada sembra... che il 1 marzo uscirà un nuovo libro riguardante l'utilizzo di Aperture. Mm-hmm. Il problema è che l'Aperture in questione si chiama Aperture X, quindi alcuni hanno pensato che sia la nuova versione di Aperture, tant'è vero che manca l'immagine di riferimento del libro e, come ho detto, è dato in uscita il 1 marzo. Ecco, questa è una cosa che capita ogni tanto, di avere un libro prima, ovviamente, no? In preordine, prima che esca, che ne so, una reflex nuova o anche appunto un software. Per cui questo mi fa, non solo a me, credo, ben sperare, perché comunque la X dopo il nome del software è effettivamente un'abitudine di Apple degli ultimi tempi, no? Soprattutto per esempio Final Cut, ad esempio, ricordiamoci questo X che un po' ha fatto discutere, diciamo, perché era stato avvicinato troppo a quello che era iMovie, no Federico? Quindi chissà che non lo facciano anche con Aperture, tu che ne pensi? Ma non credo. Forse editerà qualcosa di iPhoto, però tendenzialmente credo, anzi penso che forse cercheranno di portare gli utenti a essere un po' più professionali. Sì, sì, penso, cioè, che senso ha, in fondo dire, il lavoro su Aperture non è così complesso come ad esempio potrebbe essere il montaggio video, dicendo, per cui Aperture penso che sia abbastanza intuitivo, non è che esistono 2 milioni di opzioni e via dicendo, è tutta creatività alla fine, una volta imparati gli strumenti. Sì, perché comunque si colloca in quella fascia di software tipo Lightroom, no? Che non è Photoshop, insomma. Quindi. Sì, esatto, per cui uno lavora, poi in realtà, cioè, eliminarlo facendo un downgrade, avvicinando di più ai foto, mi sembrerebbe un po' stupido, anche perché chi utilizza questo software normalmente va a lavorare su RAW principalmente, ai foto è più da condivisione di JPEG finito. Sì, infatti. Da foto così fatte con la compatta, foto veloci, o per chi non vuole appunto entrare a fondo nel campo della fotografia digitale, ma vuole comunque avere un software per catalogare le immagini e fare qualche effetto, insomma, queste cose qua. E un'altra notiziola, così, di cui parlavamo prima io e Federico, era il volume di vendite in Giappone per queste festività, e Canon vince su tutti, no Federico? Sì, nel 2012 più che altro. Ah, okay. Canon ha venduto il 28%, ha occupato praticamente il 28.6% del mercato in termini di vendite, Nikon il 25%, Olympus 14.3%, Sony 13.3%, Panasonic 11.3%, quindi innanzitutto sono tutte a due cifre.
Sì. Le cinque marche. E questa notizia io l'ho presa da Canon Rumors, e cosa interessante è che in pratica il market share aumenta per Canon se uno toglie le cosiddette entry level. Ah. Che è una cosa... Quindi nel professionale, insomma, nel professionale sì, molto probabilmente più. La 5D Mark III, secondo quanto dice Canon Rumors, deve aver avuto un ruolo abbastanza importante, così come la 1DX. Sì, avrei aspettato, mi sarei aspettato al terzo posto Sony, invece ragionando appunto da europeo, però effettivamente Olympus, a parte che è un gran marchio, però in Giappone è sempre andato alla grande, quindi questo terzo posto stavo vedendo un po', non è così da stupirsi, insomma, che ci sia Olympus prima di Sony. Vabbè, ma Sony è al secondo posto in realtà. Se, nel globale. Perché i sensori della Nikon sono vabbè. Da Sony. Sì, come fatturato sicuramente al secondo posto. Come vendite abbiamo visto, è un po' diverso. Ho detto però, la cattiveria, verrò bombardato. No, vediamo un po'. Allora, noi andiamo avanti, anzi entriamo nel vivo, insomma, di questa puntata, ci sentiamo fra pochissimi secondi insieme al nostro amico Pasquale. Allora, Federico, abbiamo con noi Pasquale, il nostro amico che abbiamo già avuto modo di avere come ospite al Fotobar. Ciao Pasquale. Ciao Silvio, ciao Federico, ciao a tutti. Allora, come sapete già, Pasquale lavora nel mondo della fotografia, da un punto di vista anche del mondo dell'industria fotografica, e quindi chi meglio di lui, insomma, può aiutarci a rispondere, o perlomeno ad accennare una risposta alla domanda che ci siamo fatti due podcast fa, su quali saranno probabilmente le grandi o comunque le novità del 2013. Pasquale, tu come la vedi? Allora, io parto da un presupposto. Dobbiamo analizzare un po' l'andamento del 2012, quello che è stato il mercato del 2012. Come voi avete già avuto modo di parlare nel due podcast fa, notavate che comunque c'è un crollo delle vendite delle compatte e un utilizzo sempre maggiore del telefonino. Sì. per la fotografia. Questo si riscontra anche nei dati di mercato, visto che comunque gli smartphone, l'incremento del mercato degli smartphone è stato notevole, si parla del 60% circa, mentre il mercato fotografico è sceso di un bel 20%. Quindi si può pensare che comunque nel 2013 o comunque in un futuro prossimo si penserà di far distinguere sempre di più per qualità le macchine compatte da quelle che sono attualmente in commercio, per allontanarle dal telefonino, oppure viceversa avvicinarle tanto in modo che sostituiscano proprio il telefonino. In questo caso parlo di una novità dell'ultimo mese, ne avevamo parlato anche in occasione del Fotochina, le prime macchine con il sistema Android, parlo dell'S800C di Nikon oppure della Galaxy Cam di Samsung, che integrano un sistema Android nel proprio corpo, e quindi abbiamo comunque un sensore che è più grande di quello di un telefonino, delle ottiche, cosa che un telefonino non potrà avere mai, e comunque lo stesso sistema operativo, nel caso della Samsung abbiamo proprio l'ultimo arrivato, Jelly Bean, che ci dà l'impressione di avere in mano proprio uno smartphone a cui manca soltanto la possibilità di telefonare. E questo non è detto che nel 2013 non avvenga, perché già comunque sì, se si conosce bene il sistema Android sappiamo che comunque possiamo utilizzare vari programmi per poter chiamare. Esiste Skype, esiste Viber, così come altri programmi di messaggistica come WhatsApp o altri. Quindi alla fine si ha questa convergenza verso lo smartphone. L'altra
L'altra tendenza invece che dicevo era quella di distanziarsi dalla qualità fotografica delle compatte. In che modo? Magari utilizzando un sensore che è un pochettino più grande rispetto a quello utilizzato attualmente. Il caso che possiamo analizzare nel 2012 è quello della RX100, per esempio, una delle novità che ritengo molto, molto interessanti e che in una chiacchierata privata mi suggeriva il nostro caro Federico, ed è stupefacente per il fatto che comunque hai un'altissima qualità in un corpo macchina che è molto, molto compatto, con un'ottica naturalmente adeguata al sensore e al costo della macchina, ed è un prodotto davvero, davvero molto interessante. Quindi ecco, secondo te si potrebbe aprire un'altra, un'ulteriore nicchia, diciamo così, di produzione? Dopo le mirrorless nel 2012 ci saranno le compatte volute o lo smartphone compatta e così via, insomma, cioè, piuttosto che una semplificazione si potrebbe assistere ancora di più a una ritorsione su se stesso, diciamo, delle idee nel mercato fotografico, un'involuzione. Sì, perché praticamente non è che abbiamo grosse scelte, non siamo davanti a una vasta scelta di opzioni, quindi o utilizzi un oggetto, o fai utilizzare all'utente un oggetto che possa sostituire addirittura anche il telefono, oppure sarai costretto ad abbandonare la produzione di quel segmento completamente perché gli smartphone avranno ormai completamente soppiantato la macchina fotografica, cosa che noi appassionati di fotografia non ci augureremo mai. Io allora vorrei chiedere a Federico, visto che sia io che te, Federico, non abbiamo una compatta, chiamiamola così, seria, no? Ti viene voglia di comprarne una adesso che hai anche tu un iPhone, c'hai comunque uno smartphone che fa belle fotografie? Cioè, nel 2013 compreresti una compatta da utilizzare quando non vuoi portare dietro la 5D Mark II? Tanto per fare un sondaggio. Compatta ottica intercambiabile, sì. Ah, quindi una mirrorless andresti su una mirrorless? La comprerei perché, guarda, lo dico anche a Pasquale, a tutti, quasi addirittura a sostituire la reflex, nel senso che quelle che abbiamo potuto provare noi sono impressionanti. E questo te lo appoggio, come si dice qua a Roma. E se poi vai a vedere lo score, per esempio, nelle varie recensioni che raggiungono, cioè per esempio la Nex 7 sta praticamente o subito dopo o subito prima la 5D Mark 2 o 3, non mi ricordo, sta comunque in dodicesima, tredicesima posizione nello score delle migliori macchine, dei migliori sensori. Cioè, guardate quanto è grande una reflex. E cioè, sì, infatti a completare il discorso sul mercato 2013 va detto che il mercato delle mirrorless in Italia va prendendo piede. Dico va prendendo piede perché ancora non è completamente un mercato aperto, comunque non è ancora decollato, perché nelle altre parti del mondo siamo a cifre, a fette di mercato molto, ma molto più grandi. In Italia il mercato è cresciuto del 100%, ma parliamo di una quota che comunque era bassissima, ancora siamo intorno, forse non arriviamo al 10% di tutto il mercato delle ottiche intercambiabili, mentre già in Giappone e in Oriente questa è arrivata a circa il 40-45%, quindi capite che noi fatichiamo in Italia a recepire questa nuova tecnologia come un'effettiva sostituzione della possibile sostituzione della reflex, proprio perché crediamo che qualitativamente sia inferiore al sistema reflex, e non ne conosco il motivo. Soltanto se posso abbozzare una mia interpretazione, direi che l'italiano è un popolo di che per tradizione si fida della meccanica e guarda sempre con occhio un po'
cioè, con un po' di sospetto all'innovazione tecnologica, per cui se pensiamo che lo specchio nella macchina fotografica non dà qualità comunque alla fotografia, abbiamo detto tutto. Ormai il rilevamento di fase ce l'hanno anche le mirrorless, il mirino, l'electronic viewfinder sostituisce benissimo anche il mirino ottico, quindi il vantaggio delle mirrorless va visto in due direzioni: uno dal punto di vista dei produttori che eliminano una componente meccanica è un punto importante della macchina fotografica, che è lo specchio, che comunque non è più rappresenta un costo e non più un'opportunità, e in più dal punto di vista dell'utente dobbiamo considerare il fatto che, avendo dimensioni molto più ridotte, è più facilmente trasportabile e quindi può essere soltanto un vantaggio. Infatti, cioè, lo specchio è una cosa in più che si può rompere, diciamo così. Esatto, no? È una componente meccanica che è soggetta comunque a delle rotture. Allora, guardate, noi abbiamo fatto delle prove circa un mese per ogni macchina mirrorless che abbiamo avuto. Sono state prove, diciamo così, anche un po' al volo, e ci hanno impressionato molto positivamente. Io ho visto recentemente su Flickr delle foto scattate con una mirrorless, non ricordo quale, ma sembra che fosse una Nikon, al di là della marca erano fenomenali, erano lo stesso tipo di foto che vedevo qualche tempo fa su National Geographic Magazine fatta da professionisti. Erano foto di natura, insomma, di paesaggi. Quindi i dati ci sono tutti, cioè è sotto gli occhi di tutti il fatto che lo specchio, come già parlavamo, non serve più, e soprattutto si stanno avendo dei salti qualitativi così grandi nei confronti delle lenti, delle ottiche, che comunque ottiche intercambiabili di pregio hanno molte mirrorless, che penso che effettivamente anch'io, non so se dovesse in futuro, non adesso, comprerei una nuova reflex. In Italia, sai, scusa Federico, che concludo, secondo me in Italia non prende tanto piede, anche perché fa più figo, come si dice, avere al collo una reflex, no? Va in giro, tutti ti prendono per uno serio, no? E ti chiedono. Ecco, io non lo volevo dire. l'ho detto io. Vai Federico. Io volevo dire alcune cose, a parte il fatto fa più figo, in realtà non è vero, perché se prendi una Leica che di reflex non ha praticamente nulla nella forma, perché il fotografo te lo vede la differenza, però la persona comune... Però lì teoricamente se vai con una macchina praticamente da un punto di vista estetico simile, però magari ti dicono, anche se avessi la Leica ti direbbero: ma che vieni con una macchina così che non vale niente. Esatto. E il problema sta lì, però in fondo uno poi alla fine dovrebbe vedere le foto come vengono, il risultato finale stampato, qual è l'output scelto. Quello che volevo dire invece sul fatto che non prende piede potrebbe essere legato anche, e purtroppo immagino, al fatto che le varie ottiche che vengono prodotte a supporto di questi, dei corpi macchina, non vengono pubblicizzate. Sì, è vero, c'è meno pubblicità. Il che per me è abbastanza grave, cioè nel senso... abbiamo visto, ne abbiamo parlato qualche giorno fa nel podcast di Natale, ci sono stati grandi marchi che hanno preso praticamente le loro entry level, per così dire, mirrorless, e hanno praticamente abbattuto quasi del 50% il costo, quindi hanno fatto una svendita totale. Sì. Quindi macchine che stavano sui 500-600 euro si trovavano tranquillamente intorno alla metà. Ecco, allora a questo punto puoi pensare di fare un kit anziché abbassare il prezzo, dove inserisci anche altre ottiche e tu in pratica le fai conoscere queste ottiche, perché il problema è anche questo. Zeiss per esempio ha dichiarato che inizierà a produrre ottiche per mirrorless, e questa cosa è importante. Schneider lo fa già per esempio, quindi è un altro grosso produttore di ottiche. Esattamente, questo significa che se un produttore di ottiche va a investire praticamente in progettazione e poi nella realizzazione di parliamo di marchi non qualsiasi, cioè di grandi marchi, significa che evidentemente il settore tira, è importante.
Comunque io vi volevo ricordare che quest'anno conferma che questo mercato comunque sta prendendo molto molto piede, è arrivata sia Canon con la EOS M che non è una novità da poco, Hasselblad con la sua Lunar. Quindi abbiamo la conferma che ormai tutti i più grossi marchi fotografici si sono avvicinati al mondo delle mirrorless. Non può essere che una ulteriore conferma di questo trend. Io voglio ricordare che i due brand più commerciali e più conosciuti e più acquistati hanno dichiarato che non avrebbero mai investito un centesimo nella produzione di questa tecnologia. Voglio ricordarlo perché le hanno bollate come scemenze. Questo un anno fa, un anno e mezzo fa, quando... Esatto. Vabbè, questo era solo per non perdere ulteriori quote di mercato riguardo alla vendita delle reflex, perché in quel campo loro due sono i giganti e adesso ripartendo dalle mirrorless si dovrebbero ritrovare a confrontarsi sullo stesso piano con molti altri produttori, e qui il campo è un pochettino più agguerrito e più praticato da gente che comunque l'elettronica la vive già da molti anni, vedi Sony, vedi Samsung, quindi da quel punto di vista potrebbero avere grosse difficoltà a raffrontarsi con questi due grossi colossi. Una cosa che ho notato, forse sbaglio, ma il trend mi era parso di vederlo così in maniera velata anche al photo show quest'anno, poi vedremo nel prossimo. Le persone sono più predisposte adesso ad abbandonare le loro convinzioni di brand per andare a scoprire altre cose. E questa cosa per me è molto interessante, perché significa che finalmente uno va a vedere la qualità di un oggetto e non il fatto che è marchiato e basta in un certo modo. Sì, questa è una cosa a cui sono stato tentato anch'io qualche anno fa, di ragionare così col brand. Adesso sinceramente, con quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, grazie anche all'esperienza di discorsi fotografici, il mio modo di pensare è cambiato di tanto, al di là del fatto che poi effettivamente uno le foto le deve scattare al di là dell'attrezzatura, e questo l'abbiamo detto, cioè dietro ci sono tutto un mondo, no? di conoscenze, di tempo passato, insomma anche con una compatta evoluta si fanno ottime foto, però comunque sia, ormai non è più questione di marchi, c'è diventata così sottile la differenza, no? C'è ancora chi chiede Canon o Nikon, e io rispondo perché non Sony, ma non perché la Sony, perché non Samsung, e spesso la gente cade un po' dal pero, come si dice, no? Perché non hanno considerato questa cosa, neanche si conoscono tanto al di fuori del campo degli appassionati, comunque sono relegate magari al mondo della compatte, e così. Comunque, il 2013, secondo te, Pasquale, da un punto di vista invece del video, cioè di queste fotocamere reflex che sono diventate videocamere, cambierà qualcosa? Ci sarà una ulteriore spinta, un'accelerazione, oppure rimarremo più o meno così? Diciamo che ormai il video è una componente che è passata completamente in mano alla fotografia, cioè non si parla più di videocamere, è un segmento che comunque non è molto praticato più dalle aziende, perché ormai le moderne fotocamere possono fare benissimo quello che facevano le videocamere, anzi con più qualità, grazie al fatto che comunque utilizzano delle ottiche intercambiabili che sono di maggiore qualità, quindi non aspettiamo delle grosse novità, tranne che per il settore professionale, nel quale le 4K magari arriveranno a un prezzo più abbordabile. Quello potrebbe essere una cosa possibile. Federico, tu avevi detto che volevi parlarci di un qualcosa riguardante Scott Bourne, se non vado errato. Allora sì, circa un mese fa è uscito un articolo stupendo, veramente stupendo, che dà l'idea esatta della percezione che uno ha quando vede le macchine fotografiche al collo di una persona. Questo articolo si intitola Rethinking Micro 4 terzi cameras, 4 terzi ho detto in italiano.
Four third. Va bene, il problema qual è? Il problema è questo, che lui ha fatto questo esperimento. È andato nel centro di Las Vegas e ha iniziato a fare foto e ritratti con la sua 1DX al quale ha montato il 7200 f2.8, e in pratica lui ha detto che in neanche 5 minuti è stato circondato da 6 poliziotti che gli hanno intimato di smettere di fotografare perché lui non aveva il permesso di fare fotografia da parte del sindaco. Lui parla di un PR, presumo che sia il sindaco, oppure qualcuno che sa cosa è il PR ce lo farà sapere. E in pratica lui ha detto: beh, però qui nel centro ci sarà anche altra gente che sta facendo foto. E la polizia gli ha risposto: il problema non è che se tu fai foto, è che sembri un professionista. Cioè, tu hai hai una camera con un obiettivo e sembri un professionista. Io questa cosa la posso praticamente sottoscrivere, perché mi è capitato quest'estate per un lavoro di tornare, non ero in Italia, ero fuori, e mi è capitato di tornare al parcheggio e mi hanno visto al parcheggio con l'attrezzatura e si sono arrabbiati perché non ero passato di mattina all'ingresso quando hanno visto il tagliandino del parcheggio, perché i fotografi professionisti non pagano il parcheggio. Quindi loro, siccome sì, io non mi ero presentato la mattina e si sono anche arrabbiati, mi hanno fatto lo sconto del parcheggio, che era di circa di pochi euro, cioè il parcheggio costava uno sproposito, però mi hanno detto che loro in pratica i fotografi professionisti non ha, soltanto io, cioè come facevo a dimostrare che ero professionista? Lui mi ha detto: c'hai l'attrezzatura. Ecco, quindi comprarsi un'attrezzatura professionale si risparmia, questo è il... Esatto, Scott Bourne, che cosa ha fatto? Scott Bourne che cosa ha fatto? Ha preso praticamente la sua micro 4 terzi ed è andato a fare praticamente nuovamente uno shooting, sempre nel centro di Las Vegas, per dimostrare che cosa? Che fondamentalmente non è che se tu hai un'attrezzatura e sembri un professionista, allora teoricamente sei un terrorista. Perché le macchine micro 4 terzi, lo stavamo dicendo fino adesso, sono in grado di ottenere la stessa qualità facendoti sembrare un amatore. Esatto. E questa cosa è veramente, cioè fa pensare, perché poi in realtà queste sono le solite cose per cui chi governa eccetera sembra un po' indietro rispetto all'andamento, allo sviluppo tecnologico. Beh, ma lo è sicuramente, cioè, già un po' sistematicamente, insomma, il politico non si interessa di tecnologie, ma poi in genere è gente di una certa età, e quindi figure, insomma, senza togliere nulla alle persone più anziane di me, per carità. Però sì, è vero, questo fa, diciamo così, fa ripensare a quello che dicevamo prima sul fatto di avere al collo una macchina piuttosto che l'altra, e tanti amano sembrare professionisti, tanti amano scrivere photographer nelle loro watermark delle foto, no? E poi magari in realtà fanno tutt'altro nella vita, insomma, ecco. Quindi in Italia... tipo gli idraulici, come mi è capitato con uno che aveva un profilo Facebook, ha scritto, cioè, che era professionista. Vabbè, è un... Un'altra cosa che volevo dirti, Silvio, è che ormai non dobbiamo più parlare di avere al collo la macchina fotografica, perché è vero ancora che le mirrorless stanno al collo, ma le reflex stanno al collo, ma le mirrorless stanno in tasca. Quindi ormai la distinzione anche riguarda il posizionamento della macchina fotografica. Esatto, infatti, a proposito, ma noi parlavamo, dicevi prima, che fine ha fatto... che fine hanno fatto gli esperimenti di quest'anno, del 2012, ad esempio la Lytro, tu che stai... Lytro, infatti, me lo chiedevo, perché era un esperimento abbastanza interessante. Mi piaceva l'idea di avere una macchina fotografica, scattare una foto e poi alla fine andarmi a scegliere dove posizionare il fuoco e che tipo di fuoco utilizzare. Però non se ne ha sentito più parlare. Io mi chiedo a questo punto non se ti è un progetto... capitato neanche di provarne una, insomma, tu che sei, assolutamente, diciamo, assolutamente no, non mi è capitato di vederla o di provarla, di sentirne più parlare da nessuno, neanche dagli appassionati di frequento. Sì, in effetti noi ce ne siamo dimenticati di parlare, nel fotochina non c'era, se no ce l'avresti detto, giusto? Io almeno non l'ho vista, magari c'è stato qualcun altro che se n'è accorto, però anche se c'era non era tanto pubblicizzata.
In effetti sì, è molto strano. Poteva essere una cosa molto interessante, aveva fatto tanto scalpore, ma adesso boh, è un po' sparita. Non so se Federico ne ha letto recentemente qualche notizia, no Federico? No, ma sai, della Lytro, prende il c'era in pratica una roadmap fatta di sviluppi che prevedevano aggiornamenti continui, e diciamo che questi aggiornamenti, invece di fare un fundraising, funzionava che i primi acquirenti in pratica investivano sullo sviluppo. E il primo, il più entusiasta di questo progetto fu Scott Bourne, un'altra sì, volta sì. La nostra anima ispiratrice. E Scott Bourne, l'articolo interessante era, visto che abbiamo parlato dello specchio, che in pratica la forma della macchina fotografica in pratica è totalmente inutile. Infatti là, se voi vedete come è fatta la Lytro, che è in pratica un scatolotto, tipo una esatto, scatola di un cubo. No, sì, un parallelepipedo praticamente. Sì. In pratica voi andate, effettivamente questa tecnologia permette con un software di poter cambiare la messa a fuoco. Qui ovviamente i puristi diranno no, la foto perfetta è quando tu la fai nel momento dello scatto. Altri invece più aperti, io forse sono tra questi, che si possono divertire successivamente nel cambiare il punto di messa a fuoco e via dicendo, quindi c'è tutta una creatività successiva e pensare la fotografia in maniera differente. Comunque Scott Bourne diceva che la forma della macchina fotografica era ininfluente ai fini della fotografia, tant'è vero che lui dice ok, cari amici che eravate contro il digitale ormai ha vinto sull'analogico, e adesso si riferiva a questi vincitori, adesso c'è una nuova tecnologia che ci permette di avere delle macchine differenti. Infatti Pasquale ha detto che oggi le macchine te le metti in tasca, non più al collo. Però questo progetto praticamente non se ne sente più parlare, non so, forse viene boicottato. Può darsi che sia veramente contattato dai grandi produttori, non è da escludere. Bene, invece i nostri propositi per il 2013, se così concludiamo con qualcosa di personale, da un punto di vista fotografico, qualche progetto, qualche cosa che si vuole fare meglio o si vuole iniziare a fare. Partiamo da Pasquale, va? Che è il più impreparato su questa domanda, che non gliel'abbiamo detto prima. No, tranquillo. No, io in realtà vorrei, oltre a conservare il mio posto di lavoro, che in questi tempi, non sarebbe una cosa malvagia, sviluppare un progetto fotografico, cioè riuscire a portare a compimento qualcosa a cui ho pensato, che ho ideato, e trovare anche il tempo per scattare e poterlo portare a compimento, perché fino adesso ho iniziato tanti progetti ma non ne ho mai finito uno in maniera degna, e quindi non ho mai mostrato le mie foto con entusiasmo. Quindi mi propongo come buon proposito di trovare un bel progetto e applicarmi a questo, in modo da trovare entusiasmo e qualcosa da far vedere agli altri e lasciare, perché no, un segno del mio passaggio che non mi dispiacerebbe affatto. Assolutamente. Tu Silvio? Allora, io, contrariamente a Pasquale, che ha iniziato tanti progetti fotografici e non ha portato a termine nessuno, io ho cominciato pochi progetti fotografici e non ho portato a termine nessuno. Vorrei anch'io come te avere, appunto, perché sai che c'è il fatto che uno ha tanti stimoli, no? Durante l'arco, diciamo così, dell'anno, allora si legge un libro che ti fa venire voglia di andare in certi posti e fare certe foto, oppure vedi un programma che ti fa venire voglia di imparare a scattare meglio il ritratto, oppure vedi le foto di qualcuno a una mostra. Insomma, purtroppo per me il problema è questo, è che mi entusiasmo facilmente, no? Per tante cose, e poi effettivamente vorrei avere la possibilità di sedermi, riflettere e fare proprio un progetto, che magari ne venga fuori un libro di questi stampati in pro, ma che
perlomeno dica: nel 2013 la mia volontà è stata questa, il mio interesse è stato questo. Questo da un punto di vista personale. Poi chiaramente, per quanto riguarda i discorsi fotografici, io ecco, conto di fare in modo che quest'anno sia migliore del 2012, di ritornare a magari intervistare qualche fotografo americano, perché è tanto che non lo facciamo più. Questa è una cosa che mi pongo come scopo, diciamo così, personale. Insomma, anche insieme a Federico torneremo a battere, diciamo così, i cinque continenti come abbiamo fatto all'inizio. E tu, Federico? Allora, io sicuramente quest'anno per me sarà l'anno del monitor. Ah, parliamone. Ho deciso veramente, sarà forse una scemenza, boh, però vorrei un monitor più performante, questo è sicuro. Magari non da prezzi proibitivi, però un buon monitor. Questa è la priorità per me stavolta. E da un punto di vista invece di acquisti legati alla macchina fotografica, beh, io sto fondamentalmente razionalizzando tutto e passando soltanto a poche ottiche essenziali e soprattutto non zoom. Ah, okay, quindi mi sto esercitando in questo senso, mi sto dezoomando. ed è, guarda, che è veramente complicato. Beh, sì, sono scelte, sì. Oggi sono andato così a fare una passeggiata in un museo abbastanza famoso qui a Roma, ed era pieno di gente. Mi sono portato solo un obiettivo 50 mm ed era complicato perché c'è tanta gente e se vuoi fare una foto non c'è soltanto il problema di quello che riesce a inquadrare, ma c'è anche il problema dell'attimo, perché c'era così tanta gente che non riuscivi ad avere sempre quello che volevi libero. Per cui lì stavolta soprattutto mi sono reso conto che voglio iniziare a pensare alla fotografia come si faceva una volta: poche cose essenziali però buone. A cominciare dal monitor, insomma, effettivamente. Quindi riguardo alle ottiche potrei anche pensare di abbandonare il sistema autofocus, e quindi qualcuno avrà capito. Eh sì, si parla. E poi invece per quanto riguarda i discorsi fotografici, beh, sicuramente, visto che noi siamo abbastanza modesti, spero finalmente che mi riconoscano per strada e mi chiedano. Beh, Pasquale è così, ci ha riconosciuto, eh? Io me lo ricordo, non lo dimenticherò mai. Sì. Esatto. Ti ricordi? Sì, però è anche era difficile non riconoscerci in quell'occasione. Beh, sì, c'è una maglietta scritta grande, discorsi grafici. L'avrei riconosciuto lo stesso, dai. E in realtà spero che le cose continuino così, perché ci stiamo divertendo. Assolutamente. E cercheremo sicuramente di migliorare alcuni aspetti tecnici. Speriamo, io davvero, che a prescindere dalle persone che intervisteremo e via dicendo, che ci sia ancora più desiderio da chi ci ascolta di partecipare. Esatto. Di essere proprio parte attiva, quindi di aumentare la comunità, perché stiamo conoscendo tanta gente che non è timida, non vuole partecipare direttamente in audio. Ve lo dico, eravamo timidi anche noi, i primi podcast erano terribili, avevamo paura, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tanti errori, e poi alla fine abbiamo detto va bene, chi se ne frega, andiamo avanti così, e ci stiamo fondamentalmente divertendo. Assolutamente. Bene, allora noi auguriamo un tanto buon anno a Pasquale, visto che ancora non è passato questo 2012. Grazie ragazzi. Poi, io colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori e anche a voi ragazzi. Buon anno. Grazie, ci vediamo presto, magari proviamo qualche ottica insieme, va bene? Ok, sarà un piacere. Grazie ancora, ciao Pasquale. Ciao. Cari amici, siamo arrivati alla fine del podcast. Io vi auguro buon anno e speriamo che quest'anno sia un bell'anno da un punto di vista fotografico. Tu che dici, Silvio? Sì, rinnovo anch'io gli auguri a tutti i nostri ascoltatori. Speriamo di essere sempre di più e soprattutto speriamo di darvi appunto un servizio che vi piaccia sempre di più, perché insomma, in fondo l'unica nostra soddisfazione è questa, no Federico?
Ah, comunque Federico, c'è una novità, insomma, c'è un concorso su Facebook, una cosa degli ultimissimi giorni, vero? Esattamente, abbiamo deciso che dal 1 gennaio 2013 iniziamo il concorso copertina Facebook. In pratica voi potete inviare una vostra immagine e praticamente verrà visualizzata nella nostra copertina della pagina di Discorsi Fotografici. E come funziona? In pratica la foto che noi scegliamo verrà inserita nella nostra copertina dal primo al 10 di ogni mese, 10 incluso, e noi ne sceglieremo in pratica due ogni volta. La prima foto sarà utilizzata dal giorno 16 fino all'ultimo giorno del mese, e la seconda sarà utilizzata dal primo giorno fino al giorno 15 del mese successivo, in modo tale che così noi possiamo vedere le foto che cambiano di mese in mese a cadenza quindicennale. Non ci sono particolari temi, nel senso che ognuno è libero di proporre quello che vuole. Altra possibilità è che in pratica, in funzione della foto che riceverà più like, questo per dire il premio vero e proprio, sì, noi chiederemo in pratica, anche attraverso un passaggio audio, se vuole la persona che verrà scelta, di raccontarci la storia di quello scatto, come ci è arrivato, se c'è stata anche una post-produzione, tutto quello che volete. Ricordo, non solo scritta ma anche audio, questa è la cosa interessante. L'immagine va inviata alla nostra casella di posta elettronica, che è redazione@discorsifotografici.it. Nell'oggetto basta scrivere copertina Facebook e nome e cognome. Per il resto io vi rimando al nostro sito discorsifotografici.it e all'articolo Il nostro concorso copertina Facebook, dove trovate anche le dimensioni dell'immagine. Per regola di Facebook è 8,50 sul lato orizzontale, 3,15 sul lato verticale, parlo di pixel. Ovviamente potete mettere il vostro copyright. Non so, molti di voi se ne saranno accorti, noi non avevamo la copertina di Facebook proprio perché Federico da un po' di tempo desiderava che fossero appunto i nostri soci, i nostri iscritti, diciamo così, tutti coloro che ci seguivano, a mostrare il loro lavoro tramite la copertina. Esatto, ringraziamo anche Manuela che si è occupata di fare questo... tutto l'articolo, le regole, via dicendo, e che praticamente ha reso possibile la cosa, l'ha concretizzata. Per cui stanno già arrivando delle immagini. Esattamente, sono già apparite. Decisamente molto bello, sì. Sarà molto difficile, addirittura stavo addirittura pensando di cambiare le regole. Vediamo diminuire un po' il tempo sulla copertina, perché sono veramente belle. Sì. Bene, ci sentiamo per il prossimo podcast fra pochi giorni. Come sempre rinnoviamo gli auguri e saluti. Ciao a tutti. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia con Nikon e Canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The universe's biggest camera store. Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.